Quali sono quindi le ragioni? Noi abbiamo nel laboratorio ormai da qualche anno, si sa già che il ruolo del percettore è fondamentale. In Lombardia abbiamo fatto quest'altro studio in cui siamo andati a vedere con tanto i database delle prescrizioni rimpazzate, un po' quello che fa la dottoressa, la professoressa Cupoletti con i dati del vostro liceo, è un po' simile. Siamo andati a vedere ogni pediatra che cosa prescrive. Come vedete, abbiamo diviso a destra quelli coinvolti in percorsi formativi e a sinistra tutti gli altri pediatri della Lombardia che non sono coinvolti in nessun percorso. Vedete che il consumo di amoxicillina, quella cerchiata in rosso, è doppio quelli coinvolti in percorsi formativi. L'amoxicillina è parte di scelta di bambino, per varie ragioni che adesso mi colpisce, sarebbe troppo tecnico, è il farmaco di scelta che è appunto doppiamente prescritto con quelli percorsi formativi. Se andiamo a vedere i ricoveri nei bambini, vediamo che non c'è differenza, anzi, quando andiamo a vedere che i ricoveri per infezione respiratoria sono più bassi in quelli coinvolti in percorsi formativi e anche i ricoveri per le complicazioni. Tutto questo spendendo di meno degli altri colleghi, quindi loro prescrivono più antibiotico raccomandato, spendono di meno. Questo ovviamente è una. Bisogna sempre metterci anche un'analisi della spesa, perché il nostro segnale è rivolto ai policy maker, cioè a chi a livello regionale ovviamente deve occuparsi di spesa pubblica, cercando di convincere che gli interventi formativi sono veramente importanti, anche a livello dei medici, perché i medici non sono assolutamente tutti uguali. Questo è un altro studio un po' ridondante in cui abbiamo visto di nuovo lo stesso fenomeno di prima, nel quale ci sono delle grosse deviazioni nell'utilizzo di antibiotici. Abbiamo visto che c'è una correlazione inversa con l'ISU, che è l'indice umano, con la latitudine. Questo vuol dire che ci sono delle componenti che vanno anche nel paziente, cioè le famiglie dei bambini che prescrivono, ai quali hanno prescritto farmaci, sono, diciamo, le famiglie più povere ricevono in meno educate, che lì su appunto con parte dell'educazione, tendono a richiedere una prescrizione più elevata. Quindi il medico si accorge di questa percezione e trasferisce evidentemente questa cosa con una prescrizione maggiore, una prescrizione però che è inappropriata, perché il bambino può andare incontro a problemi di resistenza, problemi di salute legati ovviamente degli eritemi, a delle problematiche gastrointestinali o anche epatiche quando l'antibiotico non è amoxicillina. Abbiamo visto infatti anche che, guardate, l'amoxicillina è in basso, Abruzzo e Puglia 9-10% di amoxicillina, quando ci sono paesi nel nord Europa che arrivano al 90% di prescrizione di amoxicillina. L'eccessivo utilizzo di antibiotici aumenta la farmacoresistenza e genera delle spese ingiustificate che appunto su questo bisogna spingere per andare nella direzione della modificazione della situazione, perché poi servono politiche del farmaco, politiche sanitarie per cambiare la situazione. Perché si prescrive troppo? C'è un'ignoranza fondamentalmente, non c'è nessun antibiotico che si sbarazzerà del tuo raffreddore, come dice questo foglio dell'NHS. E il setting è importante, determinati socioculturali, sanitari ed economici vanno nella direzione della correlazione con una troppa prescrizione. Poi ci sono delle linee guida nazionali mancanti o carenti, molto carenti, dal punto di vista soprattutto pediatrico. Nel pediatra c'è l'incertezza diagnostica, che è un problema in alcune realtà, ma non deve essere un alibi, nel senso che l'incertezza diagnostica, il medico sostanzialmente dice questo: io nel dubbio prescrivo l'antibiotico perché non so se chi mi causa l'infezione che ho davanti è un virus o un batterio. Quindi, non conoscendo l'agente patogeno, non ho in ambulatorio a disposizione i soldi o non ho il test rapido, e quindi come alibi
mi costruisco questo. Questo è sbagliato, innanzitutto perché oggi il costo dei test rapidi è irrisorio, ma è una questione di mentalità, cambiare un approccio alla cura, soprattutto al sud, è una realtà molto difficile da cambiare. Abbiamo dei progetti, soprattutto andare a cambiare in Campania o in Sicilia o in Puglia delle realtà consolidate, ma non solo nel merito, perché il merito poi è ragionevole, diciamo, ma soprattutto a livello culturale nelle famiglie, perché la famiglia giudica spesso la bontà del proprio medico in base a quanto è pieno il foglio delle prescrizioni. Questo è un tipo di approccio mentale che va cambiato. Possibili interventi sono le campagne sulla resistenza antibiotica a livello nazionale. L'AIFA qualche anno fa, non so se riuscite a rispondere neanche, ha fatto una campagna Difendi la tua difesa, ma non è cambiato molto. Diciamo, gli studi evidenziano il fatto che quando si fanno queste campagne nell'immediato funzionano, ma poi purtroppo la situazione, se le campagne non vengono continuate, non cambia. E allora anche mezzi sul territorio, ci sono delle regioni come l'Emilia Romagna che hanno fatto delle linee guida pediatriche con consigliere e la loro situazione di prestazione molto migliorata, anche a livello di ospedalizzazioni e di star bene in generale del bambino, con delle statistiche adesso non vi sto a far vedere che siete complicate. L'uso nazionale della medicina è quello di cui mi occupo, delle medicine in generale del bambino. Per fare questo bisogna che ci sono vari attori della salute del bambino, che sono i pediatri, che sono le famiglie, che sono i ricercatori anche, più indirettamente. Bisogna che questi collaborino più attivamente per informare, parlino e diano una loro concretezza all'azione. I ringraziamenti vanno ovviamente a noi di salute pubblica, laboratorio nel quale lavoro, e vi lascio con una nota per l'orientamento, perché non voglio rubare il lavoro al lettore. Vi ho messo questa immagine perché può sembrare, lavorare in ricerca può sembrare una scavata nei tempi di oggi, però lavorare in ricerca in Italia si può, io sono la prova che si può, si deve riuscire, se uno ha la volontà riesce ad arrivare dove vuole. Certo, è un paese in cui la ricerca è stata molto molto maltrattata, i fondi per la ricerca non aumentano da decenni e decenni, e quindi per venire a parlare soprattutto in ambito della fisica mi servirà, però diciamo che in ambito privato comunque, se uno lavora bene, o anche in ambito pubblico, se uno lavora bene ci sono dei bandi a livello europeo che può sfruttare per avere dei fondi. A livello europeo fortunatamente non funziona come in Italia. Quindi lavorare bene premia. Il percorso universitario adatto a me è quello, non dico niente di nuovo, è quello che va nella direzione delle proprie passioni, delle proprie inclinazioni, perché senza quelle uno può anche scegliere un'università che dà lavoro, tra virgolette, ma non la concluderà, o la concluderà senza profitto, o non la concluderà con voglia se la concluderà. Quindi seguire le inclinazioni, essere curiosi, avere curiosità quando si svolge il proprio percorso di università, perché non si sa mai dove vi porterà poi il vostro percorso. Non lo potrete mai sapere finché non arrivate all'ultimo giorno dell'università, come è successo per me. Io non avevo assolutamente idea, quando ho fatto la tesi in università, ho fatto una tesi sperimentale in tossicologia, quindi ho preso delle cellule, a queste somministravamo antitumorali, e ho fatto un anno di tesi sperimentale di questo tipo, anche sul sangue dei pazienti e cose varie. Io poi ho preso un percorso completamente diverso, perché ho capito che non faceva per me. Le esperienze negative sono preziosissime, preziosissime. Dopo l'università, appunto, solo la fantasia non può dire come vi porterà l'università, e dopo soprattutto.
non c'è limite. Grazie per l'attenzione.